Salve ragazzi e benvenuti o bentornati ad un nuovo appuntamento con Zelda Breath of the Wild. Mi manda un saluto il vostro amato Link e Paltinox. Oggi continueremo le nostre mini sfide e specialmente le mini sfide presenti nelle torri dei Monti Gemelli. Quindi ragazzi, per iniziare, come sempre, lasciate un bel like, un commento e se non vi siete iscritti al canale vi invito ad iscrivervi. Quindi, oggi faremo la missione più la mini sfida, scusate, non la missione, la mini sfida, il tesoro di Lambda. Ok, per iniziare questa missione ovviamente ci dovremo trovare qui nello stallaggio dei gemelli, il quale si trova in questa zona qua. Da qui dobbiamo entrare e parlare con Domidark. Ora non mi ricordo chi era di questi due Domidark, quindi parleremo e si dovrebbe attivare la missione, non si dovrebbe, e si attiverà la missione Il tesoro di Lambda. Quindi parliamo riguardo al luogo in cui si trova il tesoro di Lambda. Vedete, ecco, quindi già stiamo andando bene. Aspetta, Prissen. Come ti permetti? Non si originano le conversazioni degli altri. Noi siamo cacciatori di tesori, quindi il tesoro del grande bandito Lambda appartiene a noi. E ti pareva, Prissen, perché non chiudi quella boccaccia? Scusa, mi sono lasciato andare. Qui stiamo discutendo di affari importanti, vai a importunare qualcun altro. Non fare caso a quello che ha detto mio fratello, tesoro di Lambda? E dai, questo non molla. Domi, senti, perché non glielo dici, eh? Tanto non riusciamo a risolverlo, nemmeno noi, questo mistero. Figurati se ci riesce un principiante come lui. In effetti, stiamo cercando il tesoro del grande bandito Lambda. Se riuscissimo a trovarlo diventeremmo ricchi sfondati da un giorno all'altro. Ma non siamo mica così stupidi da regalare le nostre informazioni al primo che passa. Il fido sopraffino del più grande cacciatore di tesori al mondo non fallisce mai. Ottimo lavoro, fratello. Sapere quello che noi sappiamo ti costerà 100 rupie. Guarda che un affare, questa informazione esclusiva ne vale almeno 1000 di rupie. Allora ci stai? Toh, toh, tieni le 200 rupie. Ben fatto. Ottimo, fratello. Il giovane ponte abbraccia il fiume alla bocca delle cui acque spiralleggia la Nivea, cascata dei cieli, nel buio della notte. Prima di scomparire, Lambda rivelò il nascondiglio del tesoro con un indovinello. Guarda che queste cose mi sono state dette dal cugino del pronipote del tirapiedi di Lambda, quindi è tutto vero. Conoscevi uno che sapeva una cosa del genere? Fratello mio, sei un grande. Ed ecco che inizia la nostra mini sfida, ragazzi. Perfetto. La cosa è molto semplice. Noi ragazzi ci dovremmo dirigere, anzi andiamoci a piedi, la facciamo più corta, in questa zona qua. Dato che ovviamente sono due fratelli loro due, e Domitak e l'altro non mi ricordo come si chiama, bene, un indizio già ve lo dà il ponte. Come vedete, vedete, ponte fratellone, va bene? Questo è il ponte fratellone dove mi trovo in questo momento, e qui ci sarà il ponte fratellino. D'accordo? Bisogna raggiungere le cascate. Beh, le cascate. Bisogna raggiungere la cascata. Che le cascate? La cascata che si trova in questa direzione qua. Voi seguite bene il video. Andiamo di qua. Perfetto. Passiamo questo benedetto ponte fino a che non arriveremo alla cascata. Ok ragazzi, io sono arrivato nella cascata dove dovrei trovare il mio tesoro, il cosiddetto tesoro di Lambda.
e mi trovo precisamente in questo punto qua della mappa. Come vi ho detto, dovete attraversare dallo stagio, dovete attraversare il ponte fratellone e il ponte fratellino fino ad arrivare a questa cascata qua. Se venite di notte, state molto attenti perché in questa zona qui troverete uno Stalnox. Quindi adesso dobbiamo scalare la nostra cascata e andiamo Link. Dai, ora da questa parte qua. Dai, che siamo quasi arrivati. Perfetto. Appena sarete arrivati in cima alla cascata, come potete vedere dove mi trovo io in questo momento, ci saranno delle rocce lì che coprono questa entrata. Quindi ovviamente che farete? Vi equipaggiate con le bombe. Bah, non fate come ho fatto io. Vi stavo dicendo, vi aspettiamo che si ricarichino. Vi equipaggiate con le bombe e le lanciate là e ovviamente le farete scoppiare in modo che scoppi le rocce che si trovano qui a coprirvi l'entrata. Entriamo e ovviamente, come potete vedere, è pieno di scrigni. Raccogliete tutto quello che più potete. Qui troviamo un zaffiro ed ecco che già la missione è bella completata. Qui troviamo un'ambra, quindi troviamo dei quarti tartufo, che questi sono buoni per cucinare e fare ottimi piatti. Un opale, vediamo che c'è anche una lancia. Avremo un altro zaffiro e una lumiserite. E vi dico subito che questo non finisce qua, perché se guardate bene ci sono altre rocce. Quindi che faremo? Tirate la bomba, raccogli la bomba, la lanciate e aprite lì e troverete altro scrigno nel quale al suo interno troveremo una spada di fuoco. Ovviamente c'è la borsa piena, vediamo che posso tirare. Tiriamo questa spada arrugginita e prendiamo la nostra spada di fuoco, che ovviamente tra tutto quello che troverete qui è il miglior oggetto che potete trovare. Come possiamo vedere, la sfida è completata. Adesso andiamo a parlare direttamente con i due fratelli per vedere cosa ci dicono. Quindi ragazzi, come potete vedere, abbiamo completato la nostra mini sfida Il tesoro di Lambda. E se il video ovviamente vi è piaciuto e vi è servito, lasciate un bel like, un commento per qualsiasi vostro dubbio ed incertezza, e se non vi siete iscritti al canale vi invito ad iscrivervi. Mi manda un calorosissimo arrivederci il vostro amato Link, Domidak e Prissen, ecco non mi ricordo come si chiama, Prissen, Patrinox, e ci vediamo al prossimo video. Adios!